La Commissione prosegue oggi il ciclo di audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 107 Boldrini, 569 Zan, 868 Scalfarotto, 2171 Perantoni, 2255 Bartolozzi, recanti modifiche agli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. L'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. In proposito ricordo che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgano il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile. La Presidenza non potrà infatti dare la parola ai deputati non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorre dunque assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi di trasporto in movimento, condizione che di solito rende insufficiente la stabilità e la qualità della connessione stessa. Inoltre, anche ai deputati collegati in videoconferenza non è consentito esporre cartelle o scritte secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. I deputati presenti in aula nel corso delle audizioni per ragioni tecniche non saranno visibili nella schermata di videoconferenza né nella ripresa sulla web TV della Camera, salvo che non intervengano sedendosi accanto alla Presidenza. Bene, queste le premesse. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Gianfranco Amato, presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita. Avverto che in base alle disposizioni adottate per la Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Quindi, dottor Amato, lei è d'accordo se proiettiamo la sua audizione tramite la web TV? Assolutamente sì, do il mio consenso. Ottimo, richiamo quindi l'attenzione del nostro ospite, che l'ho appena fatto. E non ci sono obiezioni. Prendo atto che non vi siano obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei il nostro ospite di contenere il proprio intervento, quindi mi rivolgo a lei, entro 10 minuti per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della Commissione un documento scritto e farlo pervenire successivamente. La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera. Quindi se è nei suoi intendimenti può farci anche pervenire un documento scritto dai suoi, un suo contributo, insomma, come meglio preferisce. Do quindi la parola al nostro ospite Gianfranco Amato, presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita. A 10 minuti, grazie. Bene, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Il breve tempo messo a mia disposizione non consentirà ovviamente una profonda disamina di tutte e quattro le proposte di legge, per cui mi limiterò a sollevare due rilievi che ritengo di fondamentale importanza. Il primo rilievo riguarda il concetto di omofobia. Ancora una volta, e mi riferisco in particolare alla proposta 868 Scalfarotto, assistiamo al tentativo di introdurre nel nostro ordinamento giuridico un reato senza definirne il presupposto. Che cosa significa omofobia? Ora, si tratta di un neologismo relativamente recente, è stato coniato nel 1966 dal sociologo nordamericano George Weinberg. Il termine si compone di due vocaboli greci, homos, che vuol dire uguale, e fobia, che vuol dire paura. Letteralmente omofobia è la paura di ciò che è uguale. Ora, l'etimologia pertanto non aiuta a comprendere il significato del concetto. Non esiste una definizione di omofobia a livello legislativo universalmente riconosciuta. In Italia peraltro non c'è nessuna legge che definisce questo concetto e non è neanche una malattia, una patologia. L'omofobia infatti non è contemplata come malattia né dal DSM, cioè dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, né dalla ICD, cioè dalla classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall'OMS. Nonostante ciò, si pretende di introdurre un reato sulla base del concetto amorfo indefinibile di omofobia, concetto peraltro che nessuna delle quattro proposte di legge in esame definisce. E vorrei ricordare però che introdurre un reato senza definirne il suo presupposto giuridico è tipico dei sistemi totalitari.
In uno Stato di diritto vige quello che viene definito principio di legalità, in virtù del quale il cittadino ha sempre il diritto a sapere preventivamente quali sono le conseguenze del suo comportamento, soprattutto se si tratta di conseguenze di carattere penale. Se fai questa azione rischi questa sanzione, ma prima del processo, non al processo. Dico che il contrario è tipico dei sistemi totalitari, perché vorrei ricordare, ad esempio, che nell'ex Unione Sovietica vigeva il famigerato e tristemente noto reato di azione controrivoluzionaria, prevista dall'articolo 58 del codice penale sovietico. E questo reato veniva definito semplicemente come qualunque azione diretta a minare e indebolire il potere dei soviet. In realtà non c'era una definizione del reato, perché questo era uno strumento per eliminare la dissidenza e l'opposizione. Si trattava di un reato di opinione, come potrebbe essere esattamente il reato di omofobia. In assenza di una definizione della legge, sarà quindi il magistrato in un processo penale a determinare l'eventuale natura omofoba di una condotta. Il problema però risiede nell'identificazione dei criteri con cui il giudice dovrebbe verificare questa natura. Ora, qui è semplice, basta andare a vedere a livello comparato che cosa accade nei paesi che già conoscono questo tipo di iniziative normative. Prendiamo per esempio la Gran Bretagna. Anche in Gran Bretagna la legge non definisce cos'è l'omofobia. E allora come procedono? Semplice. Il Crown Prosecution Service, che corrisponde all'organo che rappresenta la pubblica accusa, ha emesso una circolare, la circolare 448899 CPS Hate Crime, al cui punto 2.1 stabilisce testualmente quanto segue. Due punti, aperte virgolette. Poiché non esiste una definizione normativa di omofobia, noi nel perseguire questo reato procederemo nel seguente modo. Due punti. Si considererà omofobo any incident which is perceived to be homophobic or transphobic by the victim or any other person. Cioè, considereremo omofobo ogni atto percepito come tale dalla vittima. In Gran Bretagna, pertanto, è la mera percezione della vittima o di un'altra persona che definisce se un determinato atto possa essere considerato omofobo, ed è il giudice che è chiamato a decidere. Quindi un cittadino britannico saprà solamente al processo se la sua condotta ha integrato o meno un reato d'odio. Però a questo punto sorgono legittimamente alcune domande. Sostenere, per esempio, che l'unica vera famiglia è quella formata da un uomo e da una donna, non ci sono altre famiglie, si può considerare omofobo? Dichiarare pubblicamente che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre e che non può e non deve avere due padri o due madri, si può considerare omofobo? Affermare pubblicamente che un essere umano nasce da un gamete maschile e femminile e non può nascere da due gameti maschili o femminili, si può considerare omofobo? Citare pubblicamente il punto 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che definisce l'omosessualità una grave depravazione e che ritiene gli atti omosessuali, cito tra virgolette, intrinsecamente disordinati, contrari alla legge naturale, che precludono all'atto sessuale il dono della vita, che non sono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale e che in nessun caso possono essere approvati, si può considerare omofobo? Dipende. Dipenderà dal contesto e soprattutto dalla percezione della vittima o di un'altra persona, e deciderà il giudice nel corso di un procedimento penale. Non convince neppure il tentativo della proposta di legge 569 Zan, ossia quello di modificare l'articolo 604 bis del codice penale, aggiungendo ai motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi anche quelli fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Ora, a prescindere dalla evidente incongruenza logica che deriva dal fatto di considerare gli omosessuali e transessuali come una razza, al pari dei neri, degli ebrei o dei rom, sono le conseguenze sanzionatorie che appaiono aberranti. Faccio un esempio. Oggi chi sostenesse pubblicamente di essere contrario al matrimonio misto tra razze diverse, un ariano non deve sposare un ebreo,
o si battesse per introdurre tale divieto per legge, rischierebbe, proprio in virtù dell'articolo 604 bis del codice penale, le gravi pene previste da quell'articolo, che arrivano fino a un massimo di 6 anni di reclusione. Ora è facile comprendere cosa accadrebbe una volta approvata la modifica di quell'articolo, nel senso indicato dalla proposta Zan, a chi sostenesse pubblicamente, per esempio, che due omosessuali non possono e non devono sposarsi o si battesse per mantenere tale divieto per legge, o a chi sostenesse che due omosessuali non possono adottare un minore e via dicendo. Non parliamo poi delle conseguenze per chi osasse citare pubblicamente anche il menzionato pubblico punto 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ma seri problemi sorgerebbero anche per quanto riguarda la libertà di educazione dei genitori, i quali non potrebbero, per esempio, trasmettere ai propri figli un giudizio moralmente negativo sull'omosessualità, invocando la libertà di educarli secondo i principi, i valori e gli ideali in cui credono. È come se oggi una famiglia si dichiarasse razzista, invocasse il diritto di educare i propri figli secondo tale visione morale. Ciò ovviamente non sarebbe possibile. Quindi appaiono sufficientemente evidenti le conseguenze sul piano della libertà religiosa, della libertà d'educazione, di un'eventuale estensione dell'articolo 604 bis del codice penale anche all'omosessualità o alla transessualità. Su questo punto, peraltro, getta un'inquietante ombra quanto affermato nella relazione introduttiva della proposta C107 Boldrini, laddove si afferma testualmente che tale proposta, apro virgolette, intende colpire non soltanto i casi di omofobia e di transfobia, ma le condotte di apologia, di istigazione e associazione finalizzata alla discriminazione. Cosa significa questo? Che, per esempio, l'Associazione Giuristi per la Vita, di cui sono presidente, potrebbe essere accusata di apologia di discriminazione per il fatto di sostenere, per esempio, che due omosessuali non possono e non devono sposarsi o che non possono e non devono adottare minori. Il secondo rilievo che voglio sollevare riguarda il concetto di identità di genere, che è contenuto in alcune delle proposte di legge all'esame. Ora, tale concetto, voglio ricordare, nasce da quel filone della filosofia post-strutturalista nordamericana rappresentato da accademici illustri come Judith Butler, secondo cui il genere non dipende dall'aspetto binario che si trova in natura, maschile e femminile, ma dalla volontà soggettiva di un individuo grazie alla teoria della performatività. Ricordo che proprio la Butler, Judith Butler, ha coniato il termine performative gender, cioè genere performativo, e in base a tale teoria la percezione soggettiva manifestata in un comportamento esteriore a determinare il sesso e il genere di una persona. Si tratta di una visione filosofica decostruzionista che è stata introdotta, ha cominciato a introdursi nel principio attraverso l'espressione identità di genere, così definita per la prima volta nel preambolo dei cosiddetti principi di Yogyakarta nel 2007. E vorrei citare testualmente, due punti virgolette. L'identità di genere si riferisce all'esperienza del genere profondamente sentita, interna e individuale, che può o non può corrispondere con il sesso assegnato alla nascita. Ricordo che in Italia esiste un documento intitolato Linee guida per una comunicazione rispettosa delle persone LGBT, redatto... Mi scusi, la inviterei a chiudere. Redatto dall'ente governativo UNAR, l'Ufficio Nazionale, che definisce proprio l'identità di genere come senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza alle categorie sociali e culturali uomo donna, ovvero ciò che permette all'individuo di dire io sono un uomo, io sono una donna. Qui ovviamente io poi rimando a un mio contributo scritto, ma è evidente che finché una pericolosa intromissione filosofica nel campo giuridico da parte di questo concetto gelatinoso e arbitrario dell'identità di genere rischia poi di mettere in funzione lo stesso diritto. Pensiamo al concetto delle quote rosa o ai pensionamenti anticipati rispetto a uomo donna. Ora concludo dicendo semplicemente questo. La sana dottrina giuridica ci ha sempre insegnato un principio. Leges non sunt multiplicandae sine necessitate. Perché l'esperienza ha dimostrato che seminando leggi non è che sempre si raccolga giustizia.
Certo, però quello che non si deve assolutamente fare è legiferare per finalità meramente ideologiche. Questo è pericoloso. Cercare di intervenire a livello normativo, come pretendono le quattro proposte di legge in esame, rischia di pregiudicare la tutela di fondamentali libertà costituzionali, come quella di opinione, di educazione, di insegnamento e di credo religioso. Mi chiedo se valga davvero la pena introdurre, sulla spinta di lobby ideologizzate, norme che creeranno molti più problemi di quanti pretendano di risolvere. Grazie. Grazie a lei. Allora, c'è qualcuno che intende fare delle domande al nostro ospite? Nessuno? Quindi la ringraziamo per il suo intervento, aspettiamo il contributo scritto e la salutiamo. Benissimo. Buon lavoro a tutti. Altrettanto, arrivederci.
un piccolo speech e poi le do la parola, va bene? Grazie Presidente. Grazie a lei. Allora, l'ordine del giorno reca ora l'audizione informale dell'avvocato Katie Latorre, esperta in diritto contro le discriminazioni dovute all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Avverto che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione della nostra ospite su tale forma di pubblicità che sarà disposta, ove da parte sua non vi siano obiezioni. Per lei va bene se la sua audizione va in web TV della Camera dei Deputati? Ha obiezioni? Certamente, non c'è alcun problema. Mi scusi un attimo. Sì? C'è YouTube sotto, che torna di qua. Arrivo un attimo. Non uscire. Ecco, dite? Sì, proviamo ad andare avanti. Ok. Allora, pregherei la nostra ospite di contenere il proprio intervento entro 10 minuti per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica, la sua replica. Eventualmente, noi abbiamo già la sua documentazione, ce l'ha già fatta avere, sarà resa disponibile sull'applicazione Geocamera, posto che lei sia d'accordo. Sembra che non ci siano obiezioni e le do quindi la parola all'avvocata Latorre, che è esperta in diritto contro le discriminazioni dovute all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Grazie. Prego, puoi iniziare. Stiamo forse riuscendo ad accedere da un altro dispositivo. Intanto ringrazio la Commissione e vediamo se riusciamo a cambiare dispositivo. Dunque, quello di cui oggi si discute sono diverse proposte, tutte medesima finalità, ovvero estendere l'ambito di applicazione degli articoli 604 bis e ter, codice penale, anche i crimini d'odio basati su orientamento sessuale e identità di genere. Rilevante al fine di esporre l'urgenza dell'introduzione di una norma che in verità attendiamo da 24 anni, sono una serie di osservazioni e di dati che brevemente. I crimini d'odio sono reati nei quali la vittima viene colpita in ragione della sua identità di gruppo, perpetrati sulla base di pregiudizi e intolleranza e manifestano spesso una natura particolarmente violenta. Essi rappresentano pertanto una grave minaccia per le vittime e per la società nel suo insieme. I reati d'odio in aggiunta mettono in pericolo il principio di eguaglianza, dato che la vittima viene colpita per sua appartenenza a un certo gruppo e un componente di quel gruppo è del tutto fungibile con altri componenti del medesimo gruppo. In questo si nega la specifica individualità della vittima, minando il principio secondo cui ciascun individuo ha diritto di godere di uguale tutela giuridica. I crimini ispirati dall'odio, inoltre, veicolano uno specifico messaggio. Le vittime sono scelte sulla base di cosa esse rappresentano piuttosto che in ragione di chi esse siano. Per questo motivo trasmettono alla vittima e al gruppo a cui essa appartiene il messaggio che costoro non sono ben accetti né al sicuro. Appare quindi evidente come i crimini ispirati dall'odio abbiano l'effetto di dividere le comunità. Ho a disposizione un altro... Mi potete ammettere, Presidente? Sì, proviamo, perché effettivamente si sente molto male. Proviamo così. Si sente meglio? Niente, benvenuta. Ecco, si sente meglio? Era su, il microfono su. Sì, andiamo avanti, prego. Molto meglio, grazie. Recentissimo rapporto della FRA. Si tratta della ricerca della Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea, l'ultima risaliva al 2012 e attualmente è il più esteso rapporto mai realizzato sul mondo LGBTI. Cos'è cambiato dal 2012 a oggi? Quanto alla visibilità,
passano dal 36 al 52% le persone che si dichiarano apertamente, ma in Italia a vergognarsi ancora di tenere per mano il proprio partner è ancora il 62% degli intervistati. Quanto alla discriminazione nella vita quotidiana, dai bar, agli ospedali, alle università, agli spazi pubblici, è aumentato circa il 40% delle persone gay e lesbiche e bisessuali si dichiarano discriminate nella propria vita quotidiana. Il dato passa al 59% se si guarda le persone transessuali. Molestie e violenze. In Italia il 32% ha subito molestie negli ultimi 12 mesi e l'8% ha subito violenze fisiche a causa del proprio orientamento sessuale, mentre il 34% delle persone trans dichiara di aver subito violenze di tipo sessuale. Le denunce in Italia restano ancora il 16%, un dato molto basso perché ovviamente manca anche una legge specifica che inquadri la fattispecie di reato. Inoltre, sugli episodi di omo, lesbo, bi, transfobia nei primi mesi del 2020, tratti dagli organi di stampa, si rivela che qualche giorno fa a Milano due ragazzi sono stati aggrediti perché gay mentre mangiavano un gelato su una panchina. Qualche giorno prima un noto influencer è stato aggredito in strada e picchiato, atterrato con un pugno. A Rimini, nel mese di febbraio, un giovane è stato insultato, apostrofato con insulti omofobi e poi atterrato, picchiato da 8 ragazzi. Sempre nel mese di febbraio a Milano un attivista LGBT è stato aggredito da 5 uomini. A Potenza, nel mese di gennaio 2020, una ragazza è stata presa a calci e pugni da 2 giovani perché lesbica. A Lecce un uomo notoriamente gay è stato aggredito. Gli hanno staccato un orecchio a morsi e hanno tentato di ucciderlo. Erano in 4. Il report di Arcigay, l'unico dato che abbiamo, che si basa peraltro sui dati riportati dai mass media, quindi verificabile da chiunque, e che riguarda appunto i dati del 2019, parla di 138 episodi di omo, lesbo, bi, trasfobia, tra aggressioni, 32 aggressioni gravi o gravissime, danneggiamenti, insulti, hate speech anche perpetrati da forze politiche. Dunque, l'estensione delle tutele apprestate dagli articoli 604 bis e ter del codice penale anche alle sue indicate categorie, cioè alle persone LGBT, risponderebbe all'esigenza di colmare un pericoloso vuoto legislativo. In ragione proprio del trattamento differenziato delle situazioni oggettivamente diverse imposto dall'articolo 3 della Costituzione, è infatti necessaria una tutela rafforzata di soggettività che si trovano in condizione di maggiore debolezza e vulnerabilità, e mi creda la Commissione che ne ho esperienza diretta e personale. D'altra parte, nell'ordinamento giuridico internazionale ed eurounitario è possibile rinvenire diverse disposizioni dirette a prevenire e sanzionare condotte omo, lesbo, bi, transfobiche. Ricordiamo innanzitutto l'articolo 14 della CEDU, che prevede un generale divieto di discriminazione, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che vieta ogni forma di discriminazione, tra l'altro fondata sull'orientamento sessuale. E questo anche per rispondere al collega che mi ha preceduto, non ricordo se posso chiamarlo ancora collega, che appunto definisce assente dai testi normativi la parola omofobia. In realtà questa è citata da moltissime fonti normative europee e nazionali, e oramai orientamento sessuale e identità di genere sono entrati, come dire, sono stati ampiamente tipizzati sia dalla giurisprudenza che da diverse fonti normative. Quanto al bilanciamento tra repressione dei crimini d'odio e libertà d'espressione, la principale obiezione soventemente mossa nei confronti della criminalizzazione dei discorsi d'odio riguarda le restrizioni che questa inevitabilmente comporta alla libertà di espressione che la Costituzione tutela all'articolo 21.
La repressione degli hate speech, tuttavia, non è affatto sconosciuta all'esperienza legislativa italiana, almeno sotto il versante dell'odio razziale, etnico e religioso. Ricordo infatti che sin dall'approvazione della legge 654 del 75, la cosiddetta legge reale, con cui il nostro Stato ha ratificato la Convenzione internazionale dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, il nostro ordinamento prevede strumenti diretti a reprimere discorsi ispirati all'odio razziale, etnico, nazionale e religioso. Disciplina rafforzata poi nel 93 con la cosiddetta legge Mancino. La giurisprudenza italiana in decenni è stata avvezza a bilanciare la tutela della dignità personale e il principio di eguaglianza minacciati dai discorsi d'odio con la tutela della libertà di espressione. La stessa cosa ha fatto la CEDU, perimetrando espressamente quali siano i bilanciamenti tra uno e l'altro, quindi diritto alla dignità e libertà di espressione. Sulla definizione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, vale la pena spendere alcune parole, e mi avvio alla conclusione, perché appunto identità di genere, orientamento sessuale sono categorie psicosociali temporalmente molto mutevoli. Pertanto, a mio avviso, sarebbe preferibile che la legge non adottasse rigide definizioni in materia, tenuto conto appunto del fatto che allo stato attuale entrambe le definizioni sono ampiamente tipizzate dalla giurisprudenza. L'identità di genere è stata, diciamo, da pochissimo citata in due sentenze della Corte Costituzionale 2015 e 2017, che su questo hanno messo peraltro una pietra tombale, considerando l'identità sessuale e l'identità di genere un diritto costituzionalmente sancito al pari di tutti quelli previsti dall'articolo 2. Sull'istituzione di una giornata nazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, vale la pena evidenziare che per un numero consistente di persone appartenente alla comunità lesbica, il generico termine omofobia non riflette appieno la specificità delle discriminazioni di cui le donne lesbiche sono spesso vittima, in cui all'ostilità per il loro orientamento sessuale si aggiunge quello per il genere di appartenenza. Quindi, se la Commissione non avrà nulla in contrario, suggerisco di estendere la dicitura a omo, lesbo, bi, transfobia, introducendo appunto anche l'elemento della lesbofobia. Sulla istituzione di centri antiviolenza. Mi scusi, la devo invitare a concludere. Certo, sto concludendo. La previsione di appositi centri antiviolenza per persone LGBT viene vittime di discriminazione senza ombra di dubbio un'azione positiva da considerarsi quanto mai necessaria, specie per i giovani. Ma in generale, nel loro insieme, le politiche per l'uguaglianza e la lotta alle discriminazioni delle persone in base al loro orientamento sessuale andrebbero tipizzate e messe a sistema, gestite all'interno di una più ampia strategia nazionale di raccordo attraverso il pieno coinvolgimento dell'UNAR, che dovrebbe essere dotato, a mio avviso, per via legislativa, di un preciso mandato d'azione. Ringrazio la Presidente e la Commissione per avermi ascoltata. Grazie a lei, Avvocata. Allora, c'è qualcuno che intende fare delle domande alla nostra audita? Nessuno? La ringrazio anche per il contributo scritto che, ripeto, sarà messo a disposizione di tutti tramite l'applicazione Geocamera. E la saluto. Grazie Presidente, grazie Commissione, arrivederci. Arrivederci a lei.
Quindi proseguiamo con l'audizione informale di Angelo Schillaci, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza. Avverto che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Quindi se per lei va bene la sua audizione andrà in diretta sulla web TV della Camera. Certo, Presidente. Ottimo. Come anticipato prima, la invito a contenere il suo intervento entro 10 minuti per dare modo poi ai deputati di porle delle domande a cui seguirà la sua replica. Se bene. Se ha fatto pervenire, può farci avere un suo contributo scritto attraverso la segreteria della Commissione a supporto insomma, dell'audizione odierna e eventualmente questa documentazione, come sempre dietro sua autorizzazione, verrà messa sull'applicazione Geocamera a disposizione di tutti i deputati. Senz'altro. Come preferisce. Noi gli accogliamo molto volentieri i contributi scritti. Quindi le do la parola Angelo Schillaci, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza. Ha 10 minuti. Grazie. Grazie Presidente per la parola, grazie alla Commissione per l'invito. Io vorrei contenermi in questo mio intervento in alcune brevi considerazioni preliminari per poi concentrarmi più nel dettaglio sulla questione che già è stata evocata del rapporto tra l'intervento sul codice penale che le proposte di legge in discussione prefigurano e la tenuta della libertà di manifestazione del pensiero protetta dall'articolo 21 della Costituzione. Mi limiterò evidentemente a dei cenni e rinvio al testo scritto che farò pervenire entro pochi giorni considerazioni più di dettaglio. Partendo da una considerazione di carattere preliminare, a me piacerebbe allargare un po' lo sguardo rispetto al dibattito che mi ha preceduto, agli interventi che mi hanno preceduto. Perché è vero che l'intervento sul codice penale rappresenta il nucleo duro delle proposte di legge in discussione, ma non ne esaurisce evidentemente il contenuto. Siamo infatti in presenza, se guardiamo alle proposte di legge in discussione in un'ottica più comprensiva, siamo in presenza di un intervento integrato e complessivo sulla prevenzione e sul contrasto alla violenza e alla discriminazione di matrice omolesbo-bi-transfobica. Penso in modo particolare al disegno di legge per Antoni, per esempio, che reca delle specifiche azioni positive che mirano proprio non solo e non tanto alla prevenzione, ma anche al concreto contrasto e al supporto delle vittime di delitti di matrice omolesbo-bi-transfobica. Tale approccio integrato alle politiche antidiscriminatorie non solo è coerente con il quadro costituzionale, nella misura in cui sappiamo bene che l'articolo 3 della Costituzione accoglie e riconosce una concezione dell'eguaglianza articolata su più dimensioni, cioè un'eguaglianza formale, cioè un'eguaglianza materiale, ma anche concentrarsi sul carattere integrato dell'approccio alle politiche antidiscriminatorie ci aiuta e ci consente di sdrammatizzare un po' questa centralità dell'intervento penalistico che ben inteso resta fondamentale. L'intervento penalistico in questo quadro più comprensivo rappresenta solo un tassello, ripeto, fondamentale di una politica antidiscriminatoria più ampia e più comprensiva. Tale collocazione dell'intervento penalistico è perfettamente coerente non solo con i principi costituzionali che governano la discrezionalità del legislatore in materia penale, dunque la residualità dell'intervento penale, ma è coerente altresì con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che qualifica l'intervento penalistico come ultima ratio, precisando al tempo stesso che però quando i crimini d'odio investono, come nel nostro caso, e lo dirò più ampiamente dopo, la dignità degli individui, l'intervento penalistico è assolutamente necessario. Sempre in via preliminare mi permetto di evidenziare due punti sui quali, se la Commissione sarà d'accordo, potrà essere utile e necessario intervenire.
Nell'ambito delle politiche positive, penso, e lo ha accennato l'avvocata La Torre prima di me, penso ad un intervento che riguardi anche, che consolidi le strategie che in ambito LGBT più già svolge l'UNAR. Sul piano invece della portata concreta dell'intervento penalistico, mi permetto di segnalare alla Commissione l'opportunità di aggiungere all'orientamento sessuale e all'identità di genere anche la menzione del genere, sia nell'articolo 604 bis che nell'articolo 604 ter. È stato evocato prima di me il concetto di genere. Io vorrei dire a chi mi ha preceduto che il concetto di genere non è soltanto un concetto filosofico, ma è un concetto che ha una portata giuridica ben precisa e ben definita, nella misura in cui è al centro della Convenzione di Istanbul, delle misure che la Convenzione di Istanbul pone a contrasto della violenza contro le donne in quanto violenza basata sul genere, e dunque la definizione di genere contenuta nella Convenzione di Istanbul all'articolo 3 ha portata vincolante nel nostro ordinamento giuridico, e dunque il genere è un concetto giuridico, non è soltanto un concetto filosofico, e pertanto al pari dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere ha piena dignità di norma o di elemento definitorio di una norma giuridica anche penalistica, come sarebbe appunto nel caso del 604 bis e del 604 ter. Vengo adesso al punto specifico che ho anticipato, cioè alla coerenza della estensione della disciplina dei crimini d'odio all'orientamento sessuale, all'identità di genere e auspicabilmente al genere, con la tutela della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero. Ora, anche qui un attento esame sia della giurisprudenza della Corte Costituzionale che della giurisprudenza ordinaria che si è occupata per esempio della legge Mancino e ancora della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contribuisce a sdrammatizzare enormemente il problema della invasività di una norma penale come quella in discussione rispetto alla tenuta della libertà di manifestazione del pensiero. Rinviando per il resto al testo scritto, mi limito a ripercorrere per sommissimi capi la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul punto. La Corte si occupa dei cosiddetti reati di opinione almeno da 50 anni, quasi 60. Nel senso, c'è una giurisprudenza che è consolidatissima sui reati di opinione, sulla loro compatibilità con l'articolo e sulle condizioni per una loro compatibilità con il 21. E queste condizioni sono essenzialmente di due tipi. Da un lato, una formulazione della norma penale che renda evidente la concreta offensività delle condotte di istigazione e di apologia di delitti. Dunque non ogni opinione è punita dalla norma penale, ma solo l'opinione a contenuto istigatorio o apologetico che implichi un concreto pericolo di compimento delle condotte che vengono istigate o che sono oggetto di apologia. Dunque, da un lato la concreta offensività del delitto, dall'altra l'individuazione del bene protetto alla luce del quale è consentito dalla Costituzione limitare la libertà di espressione. Per quel che riguarda l'individuazione dei beni e degli interessi oggetto di tutela che possono giustificare una limitazione della libertà di espressione, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è estremamente ricca, rinvio al testo scritto. Mi piace ricordare che dalla lettura complessiva del sistema dei limiti alla libertà di espressione si ricava con molta chiarezza il fatto e la circostanza che la libertà di espressione si colloca in una rete di diritti fondamentali, con essa eventualmente anche concorrenti, e che la libertà di espressione, in quanto pilastro e cardine della qualità della vita democratica di una comunità politica,
può subire dei limiti che sono costituzionalmente legittimi nella misura in cui siano limiti diretti proprio a preservare la qualità della vita democratica e a proteggere la dignità degli individui, l'onore per esempio e la reputazione altrui, come nella giurisprudenza sul delitto di diffamazione. Chiudo e dico dunque che in conclusione a me pare abbastanza evidente che il bene e di che le proposte di legge in discussione vanno a proteggere non è tanto la regolazione della circolazione delle idee nello spazio pubblico, quanto piuttosto la dignità delle persone. Attraverso l'integrazione delle norme penali di cui stiamo parlando, si mira dunque ad irrobustire la tutela della dignità delle persone omosessuali, lesbiche, bisessuali e trans, e non soltanto perché sono soggetti, come i dati evocati dall'avvocata Latorre hanno dimostrato perfettamente, sono soggetti in condizione attualmente di particolare vulnerabilità, ma anche e soprattutto perché l'orientamento sessuale e l'identità di genere e auspicabilmente il genere rappresentano degli elementi dell'identità e della dignità degli individui che meritano di ottenere specifiche forme di riconoscimento e di protezione anche dall'ordinamento giuridico. Mi fermerei qui per non allungarmi troppo, evidentemente se ci saranno delle domande sarò ben felice di rispondere. Grazie. Grazie professor Schillaci anche per essere stato perfettamente nei 10 minuti. Adesso do la parola a chi si è iscritto a parlare, la deputata Boldrini, prego. Sì, grazie signora Presidente, io ringrazio il professor Schillaci per la sua presentazione molto molto interessante e anche concreta, che ha messo a fuoco le varie criticità del nostro ordinamento. E volevo appunto chiedere al professore se poteva dare a questa commissione anche un'indicazione comparativa rispetto a quanti altri paesi dell'Unione Europea sono dotati di una legislazione e quanti invece non lo sono, come l'Italia. Se quindi l'Italia è in una condizione, come dire, allineata agli altri paesi e dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, oppure se invece rappresentiamo, come dire, un paese in ritardo rispetto al resto degli Stati membri. Grazie, signora Presidente. Non ho altri iscritti a parlare. Il professor Schillaci, prego per la replica. Grazie Presidente, grazie all'onorevole Boldrini per la domanda che mi ha posto. Il nostro Paese rappresenta quasi un unicum nel panorama degli Stati membri dell'Unione Europea. L'unica compagnia che abbiamo nella nostra condizione di essere un ordinamento che non ha ancora messo in atto degli specifici strumenti di protezione delle persone LGBT rispetto ad atti di discriminazione e di violenza sono alcuni paesi dell'est dell'Europa. Tutti i paesi di cultura giuridica affine alla nostra, la Spagna, la Francia, la Germania, il Regno Unito, che ovviamente non fa più parte dell'Unione Europea ma ha fatto parte dell'Unione Europea fino a poco tempo fa, si sono dotati già da tempo di specifiche norme appunto aventi questo scopo. È sufficiente per avere un quadro ben definito della situazione, è sufficiente far riferimento alla Rainbow Map che anche per quest'anno ILGA Europe ha formato, diciamo, la mappa che espone il livello di protezione e di inclusione delle persone LGBT negli stati membri del Consiglio d'Europa, quindi in un'area geografica ancora più ampia rispetto a quella dell'Unione Europea, ecco, il nostro paese è retrocesso ulteriormente quest'anno dal 34esimo al 35esimo posto sui 49 stati membri del Consiglio d'Europa, 35esimo su 49. Dunque potrei dire, per rispondere alla sua domanda, che anche l'osservazione del quadro comparativo in questo ambito mostra con molta chiarezza la necessità dell'intervento normativo in
materia. Spero di averle dato una risposta esauriente. Bene, grazie professore, non abbiamo altri interventi. La ringrazio davvero per essere intervenuto e la saluto anche a nome della Commissione. Grazie a voi e buon lavoro, arrivederci. Altrettanto, arrivederci. Chiudiamo la nostra seduta. Grazie.